Ho deciso di dedicarmi al burlesque nel 2009, dopo circa una decina d'anni che lo osservavo, lo studiavo, ma non lo praticavo. Perché la passione era diventata talmente grande da non poter essere più contenuta. C'è un pregiudizio nei confronti del burlesque ed è quello di associarlo allo spogliarello da nightclub. Non sono assolutamente le stesse cose, non è lo stesso ambiente, non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Performer di burlesque si nasce, nessuno potrà mai insegnarti ad essere una vera performer. Per quanto riguarda aspetto scenografico e costumi di scena, diciamo che è una cosa che mi interessa molto perché sono io stessa a disegnare i miei abiti, sono io stessa ad occuparmi delle scenografie, delle coreografie, della scelta delle musiche, di tutto quello che concerne il mio show di burlesque. Per quanto riguarda il mio nome d'arte, posso dire che Veruska è il mio vero nome di battesimo, mentre Puff è il mio cognome d'arte e l'ho scelto per tre diversi motivi. Il primo perché l'iniziale P corrisponde a quella del mio vero cognome, il secondo perché sono un'appassionata del cartone animato The Powerpuff Girls ed il terzo perché appunto il Puff è il Powder Puff, ovvero il piumino da cipria che si usa anche nel burlesque. Un artista che mi ispira è sicuramente Dita Von Teese. Come lei, anche Catherine Deneuve, come loro, anche Marilyn Monroe. Il pubblico da me deve aspettarsi uno show di burlesque classico. Ogni show di burlesque di ogni performer è uno show unico. Non esiste un burlesque uguale ad un altro. C'è un accessorio a cui sono particolarmente legata, che è un grande piumino da cipria, disegnato da me e realizzato da Spaghetti Prop. Quello è veramente l'accessorio che non può mancare. Di quello che faccio apprezzo maggiormente il fatto di poter dar vita sostanzialmente ad un mondo, che è il mondo del mio burlesque. Durante i miei spettacoli con il pubblico ho un rapporto, per così dire, platonico, perché comunque non c'è nessun contatto fisico, quindi c'è questo vedo, non vedo, questo vorrei ma non posso, ed è il gioco del burlesque. Da piccola, come dicevo io, volevo fare la regista cinematografica. Non lo so dove voglio arrivare, so solo che voglio andare avanti. Non mi sono mai fissata un limite.